Consigliera Ruggeri, in che modo la legge sulla fisarmonica può promuovere anche il territorio marchigiano? Sicuramente questa legge ha molti aspetti positivi, come quella di costruire una rete che promuova appunto una rete di città che abbia al proprio centro Castelfidardo, ma anche altri 6 comuni che siamo riusciti in commissione a contingentare, in modo che proprio i comuni che hanno in cui la fisarmonica ha un'importanza strategica nel proprio territorio potranno sicuramente promuoverla ed essere attrattori dal punto di vista turistico. Le due cose fondamentali sono state che è stata istituita la giornata della fisarmonica, che sono stati aumentati i finanziamenti per quest'anno di 50.000 euro e sarà importantissimo che vengano procrastinati anche e riproposti per tutti gli anni a venire. E una cosa che ci sta a cuore, che ha suggerito il CAL, ma purtroppo non è stata accettata in commissione, quindi all'interno di questa legge non c'è, ma speriamo che ci sarà nei prossimi piani annuali, è che una buona parte delle risorse, almeno un 50%, chiede il CAL, vadano a finanziare il premio della Fisarmonica di Castelfidardo.